Il Club di Milano presenta Il ritratto di Manzoni, Francesco Hayez e gli altri, di Fabiola Giancotti. Letture e voce narrante di Gualtiero Scola. Nel 150° anno dalla morte, rivolgiamo uno sguardo ai ritratti di Alessandro Manzoni esposti a Milano. La storia e le circostanze della loro fattura, il racconto e le testimonianze della committenza e degli artisti. Protagonisti assoluti, Don Lysander e la sua famiglia. Teresa Borri, la seconda moglie. Massimo D'Azeglio e Giuseppe Molteni. Francesco Hayez con le due versioni del ritratto, oggi esposte una nella Pinacoteca di Brera e l'altra nella Galleria di Arte Moderna di Milano. Anche Alessandro Manzoni, in varie occasioni e in pagine indimenticabili di scrittura della vita, traccia, in prosa e in poesia, il ritratto della sua giovinezza e della maturità. Disegna il ritratto di Carlo Imbonati e quello di Napoleone. Mentre il ritratto di ciascuno dei protagonisti del suo romanzo emerge con la propria caratteristica dalle righe dell'intera narrazione. Intense le pagine dedicate all'innominato. Altri, con la loro arte, abbozzano in altre forme il ritratto e la vita di Manzoni. Cesare Cantù e Stefano Stampa ne raccontano gli aspetti più privati e Giuseppe Verdi restituisce il mito e la leggenda dello scrittore nel Requiem. Il ritratto, in versi e in prosa, nella scrittura di Manzoni. Vari sono i modi per la scrittura e vari sono gli strumenti che le arti forniscono ai narratori. Quello della biografia, in cui leggiamo vicende e appunti della vita, e quello del ritratto, con cui si annotano i tratti del volto e della figura. La riuscita e la qualità può constatarli il pubblico, quando tali manufatti, quadri e libri incominciano a viaggiare. Accade con la pittura e accade con la scrittura. In ciascun caso è il lettore a restituirne il bello, il valore, la proprietà intellettuale della pagina e della tela. Tutti gli uomini di ogni sorte che hanno fatto qualche cosa che sia virtuosa doverieno, di loro propria mano, descrivere la loro vita, detta Benvenuto Cellini come proemio della sua vita. E Manzoni non si sottrae a questo invito. La sua scrittura non ha tracce di personalismo, né di ricordi, né di ritorni, tanto che quei componimenti dove crede di parlare di sé, più avanti li sconfessa. Nel 1801, a 16 anni, scrive una poesia che i critici confrontano con i sonetti di Vittorio Alfieri e di Ugo Foscolo, definendola, a torto, un autoritratto o un'autobiografia giovanile. In terza persona egli descrive le sue fattezze e i tratti della sua esperienza, dice di ciò che ama e di ciò che disprezza. Estrema ironia intorno alla conoscenza di sé. Poco noto ad altrui, poco a me stesso. Già allora dice di non conoscersi. Estrema ironia ancora intorno all'essere. Gli uomini e gli anni mi diranno chi sono. Nessuna vita vissuta in questi versi, ma l'avvenire dinanzi. Capelbruno, alta fronte, occhio loquace, naso non grande e non soverchio umile, tonda la gota e di color vivace, stretto labbro e vermiglio e bocca esile, lingua or spedita or tarda e non mai vile, che il ver favella apertamente o tace. Giovin d'anni e di senno, non audace, duro di modi, ma di cor gentile. La gloria amo, e le selve, e il biondo iddio, spregio,
non odio mai, ma tristo spesso, buono al buon, buono al tristo, a me sorrio, all'ira presto e più presto al perdono, poco noto ad altrui, poco a me stesso. Gli uomini e gli anni mi diranno chi sono. Poco più tardi, intorno ai 20 anni, le circostanze lo porteranno a Parigi. Dopo aver trascorso l'infanzia, assente la madre, prima a Galbiate, poi a Merate, Lugano, Lecco, talvolta a Milano con Pietro Manzoni, nella sua casa natale nell'allora quartiere di San Damiano. Tra gli amici di quella stagione c'è Vincenzo Monti, a sua volta amico e interlocutore di Carlo Imbonati. Carlo Imbonati è un nobile milanese che vive nella capitale francese con Giulia Beccaria. Informato dallo stesso Vincenzo Monti del talento letterario e poetico del giovane Manzoni, che ancora non aveva avuto modo di incontrare, lo invita a Parigi. Alessandro parte immediatamente, impaziente di confrontarsi con il conte sull'arte della scrittura, ma arriva tardi. Imbonati muore nel frattempo. Sarà Giulia a consegnare al figlio il ritratto di Carlo Imbonati che egli restituisce con quanto aveva già acquisito dal racconto di Vincenzo Monti, in un canto dal titolo In morte di Carlo Imbonati, scritto tra il 1805 e 1806. È un lungo componimento, c'è la descrizione di Carlo nei suoi tratti fisionomici e intellettuali, c'è la riconoscenza di Alessandro per essersi dedicato alla madre. Ci sono i consigli e le istruzioni che un padre avrebbe potuto dare a un figlio e che un maestro avrebbe potuto trasmettere al suo allievo. Lo implora di indicargli la via. Vogli la via segnarmi, onde toccar la cima io possa. È un incontro mancato. Ma anche qui nessun vissuto e nessun ricordo. Il poemetto è l'istantanea del racconto e della conversazione con Giulia, sua madre, cui decide di dedicarlo. Era la notte, e questo pensiero i sensi m'avea presi, quando le ciglia, aprendo, mi parea vederlo dentro limpida luce a me venire a taciturna, qual mentita in tela, per far con gli occhi allegramente inganno, quasi a culto la miri, era la faccia, come d'infermo cui feroce e lungo malor discarna, se dal sonno è vinto, che sotto i solchi del dolor nel volto mostra la calma, era l'aspetto, aperta la fronte e quale anco gli ignoti affida, ma ricetto parea ad alti pensieri, sereno il ciglio e mite e dal sorriso non difficile il labbro, a me d'appresso, poiché fu fatto placido del letto sulla sponda si pose, io d'abbracciarlo di favellare ardea, ma irrigidita da timor, da stupor, da reverenza stette la lingua e mi tremò la palma, calamplesso correva, ei dolcemente incominciò. Quella virtù che crea di due boni l'amor, che sien tra loro conosciuti di cor, se non di volto, a vederti mi tragge. Gioia al suo dir mi porse, e non ignota bile destommi, e replicai, deh, vogli la via segnarmi, onde toccar la cima io possa, o far che s'io cadrò sull'erta, dicasi almen sull'orma propria ei giace. Sentir, riprese, e meditar, di poco esser contento, dalla meta mai non torcer gli occhi, conservar la mano pura e la mente, delle umane cose tanto sperimentar quanto ti basti per non curarle, non ti far mai servo, non far tregua coi vili, il santo vero mai non tradir, né proferir mai verbo che plauda al vizio, o la virtù derida. O maestro, o gridai, scorta amorosa, non mi lasciar del tuo consiglio, il raggio non mi sia spento. A governar rimani me, cui natura e gioventù fa cieco l'ingegno, e serva la ragion del core. Così parlava e lagrimava, al mio pianto e compianse, non è questa, disse, quella città dove sarem compagni eternamente. Ora colei, cui figlio sei per natura e per eletta amico, ama ed ascolta, e di filial dolcezza l'intensa maritudine le molci. Dille
ch'io so ch'ella sol cerca il pie metter sull'orme mie. Dille che i fiori che sul mio cener spande io li raccolgo e li rendo immortali e tal ne tesso certo che sol non temerà né bruma ch'io stesso in fronte riprorrolle ancora delle sue belle lacrime errorato dolce tristezza, amor, d'affetti mille turba m'assalse ed a seder levato ambo le braccia con voler tendea dalla cara cervice a quella scossa quasi al partir di sonno io mi rimasi e con l'acume del veder tentando e con la man solo mi vidi e calda mi ritrovai la lacrima sul ciglio. Manzoni, ritrattista e biografo? Si prova come biografo e risalta come eccellente ritrattista in ciascuna pagina della sua opera. Nel 1821, a 36 anni, pensando alla vita di Napoleone, affida ai posteri l'ardua sentenza, restituendo con la sua lettura un contesto che toglie Napoleone dal personaggio e lo situa nella narrazione e nel mito. «Quanto tempo avete messo a scrivere il 5 maggio?» domandò un giorno al Manzoni un amico. 48 ore, 24 per iscriverlo e 24 per correggerlo. Ero con mia madre quando verso la metà di giugno 1821 ci giunse la notizia della morte di Napoleone I. Io mi misi a recitare i versi scritti dal Monti sull'imperatore. «E perché non scrivi anche tu qualcosa su Napoleone?» mi disse mia madre, e mi posi a scrivere. Ei fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così, percossa, attonita la terra, annunzio sta. Muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Lui, folgorante insoglio, vide il mio genio e tacque, quando con voce assidua cadde, risorse e giacque. Di mille voci al sonito mista la sua non ha, vergine di servo encomio e di codardo oltraggio. Sorge or commosso al subito sparir di tanto raggio e scioglie all'urna un cantico che forse non morrà. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar, fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Noi chiniam la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. La procellosa e trepida, gioia d'un gran disegno, l'ansia d'un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar. Tutto ei provò, la gloria, maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il tristo esilio. Due volte nella polvere, due volte sull'altar. La galleria dei ritratti di Alessandro Manzoni e della sua famiglia è ampia e quasi tutti i ritratti rimangono esposti nella sua casa per molti anni. Raccontiamo qui la vicenda di quelli più noti, il lavoro di Massimo D'Azeglio e Giuseppe Molteni e le due tele di Francesco Hayez. Sono gli anni tra la morte di Enrichetta, la prima moglie, e la pubblicazione della versione definitiva dei Promessi Sposi. Il giorno di Natale del 1833,
Enrichetta muore a 43 anni. Alessandro Manzoni ne ha 48. I Promessi Sposi viene pubblicato nella prima edizione nel 1827 e nella seconda tra l'840 e l'842. Nel 1935 Manzoni compie 50 anni. È necessario celebrare lo storico, il poeta, lo scrittore. Massimo D'Azeglio e Giuseppe Molteni gli propongono per l'occasione un ritratto a quattro mani. E entrambi firmano l'opera nel 1835. Giuseppe Molteni è un pittore milanese nato nel 1800. Nei ritratti introduce il contesto dei suoi anni e ne restituisce ambiente, clima, mode e realismo. Pittore col pennello prestigiatore e artista adulatore, come lo descrive Giuseppe Rovani, o pittore dai ritratti assai somiglianti e di molto effetto, come testimonia Francesco Hayez. Massimo D'Azeglio nasce nel 1798 a Torino, di nobile famiglia, studioso, scrittore, pittore e poi protagonista dei moti risorgimentali. Nel 1831 sposa Giulia, la figlia primogenita di Manzoni. Nella pittura eccelle nelle vedute, che contestualizza nell'occorrenza della narrazione. Giuseppe Molteni ritrae Manzoni dal vero, a tre quarti, di figura, in posa, con le braccia incrociate sul petto e con un libro in mano. Lo sguardo è rivolto al cielo, i capelli un po' scapigliati, l'espressione del viso un po' distaccata. Massimo D'Azeglio dipinge sullo sfondo della figura di Manzoni il paesaggio narrato nell'incipit dei Promessi Sposi e prova a suggerire una lettura adatta al tempo e ai luoghi del romanzo, un omaggio alla popolarità di Manzoni e ai suoi lettori che immediatamente lo trovano lì dove lo immaginano, nella cornice incancellabile di quel ramo del lago di Como. Eh sì, per chi non lo sapesse, ha in mano una copia della sua ventisettana, come ironizza Stefano Stampa in uno dei suoi appunti. La tela riceve grande accoglienza e non solo come opera celebrativa, descrittiva, didascalica dello scrittore, già situato a gran forza nell'epoca romantica, ma descrive un piglio e una posa che lo stesso Manzoni non mostrò mai, né posò mai volentieri per questo ritratto. Scrisse poi al Molteni, in una lettera del 6 settembre del 1835, «A D'Azeglio venne il capriccio di volere su una tela un povero soggetto e un lavoro squisito. Io gli protestai che la cosa doveva rimanere privatissima e sempre che ne venne il discorso ho escluso espressamente l'esposizione». Nella casa del Manzoni, al piano terra, vicino allo studio di Don Lysander, una targa dice che in quella stanza fu ospitato Tommaso Grossi, poeta e scrittore, amico di Carlo Porta e Alessandro Manzoni, autore dei Lombardi alla prima crociata, base dell'opera di Giuseppe Verdi, e del romanzo biografico dedicato a Marco Visconti, nonché della Prineide. Non è qui il caso di parlare della vedovanza di Alessandro. Tuttavia, e proprio per questo, intorno al 1836 Tommaso Grossi presenta un'amica di famiglia a Giulia Beccaria. Si tratta di Teresa Borri, vedova del conte Decio Stefano Stampa, morto a 24 anni, nel 1820. Teresa, in quel periodo, viveva con il figlio, anche lui Stefano, allora 17enne, nella sua villa a Lesa, sul Lago Maggiore. Alessandro Manzoni sposa Teresa Borri il 2 gennaio del 1837. Giulia Beccaria organizza, come già aveva fatto con Enrichetta, il matrimonio. Teresa ha 37 anni, Alessandro 52. Teresa Borri Stampa, dopo la morte del conte Stampa, si era dedicata all'educazione del figlio e aveva coltivato arti e lettere. Il trasferimento a Milano, sia nella casa di via Morone, sia nella villa di Brusuglio,
residenze abituali di Alessandro e della sua famiglia, non è molto gioioso, soprattutto a causa della convivenza con Giulia Beccaria. Teresa chiede al marito di andare a vivere con lei e con il figlio Stefano a Lesa. Capitolo interessante è quello di Stefano Stampa e Alessandro Manzoni. La loro conversazione è aperta. Stefano trova in Manzoni un interlocutore. Egli dipinge, scrive, si interessa alle nuove invenzioni, quali la fotografia nella sua forma ancora primitiva. Sarà sempre vicino a Manzoni. E Manzoni troverà in questo ragazzo, in modo differente da tutti i suoi figli, un altro figlio, un sostenitore per gli ultimi anni, un lettore dei suoi libri, un raccoglitore delle sue carte. Nella villa di Lesa Manzoni è tranquillo e abbozza nuovi progetti di scrittura. Nella vicina Stresa si confronta con Antonio Rosmini e con altri intellettuali. Teresa Borri ritrova nel marito il grande scrittore delle opere che già aveva letto e molto apprezzato. Lei stessa frequenta, fra gli altri, artisti e pittori cui spesso commissiona ritratti. Francesco Hayez non lo vedeva dal 1822, da quando aveva rifiutato il ritratto di famiglia di cui non era rimasta soddisfatta. Francesco Hayez è pittore di ottima formazione tecnica, di stile neoclassico, è amico del Canova, interessato a motivi antichi, vicino alla letteratura, al teatro, alla musica del suo tempo. Trova grande riscontro nella Milano risorgimentale, di cui dipinge volti, situazioni, cronache, società, donne e uomini nelle loro differenti età, compreso se stesso, in una serie di ritratti che accompagnano quasi ciascun decennio della sua vita. Tra le sue opere la più nota è Il bacio, che nelle tre versioni celebra con i colori gli ideali di quell'epoca. Nel 1841 Teresa Borri richiama Francesco Hayez a Lesa, questa volta per un ritratto a Manzoni. È noto però che Alessandro Manzoni non ama i ritratti, non ama stare in posa e pretende che ciascuna tela non esca dalle stanze della sua casa. Inoltre non si riconosce nelle descrizioni dei pittori e ritiene che sia molto difficile per gli artisti non cedere alla tentazione di qualche interpretazione. Su un disegno inedito di Jean-Baptiste Sambat, pittore inglese e autore del doppio ritratto con Enrichetta Blondel in occasione delle nozze, appunta un pensiero, leggendo il quale si capisce la sua reticenza riguardo a tale genere di pittura. Nel fare un ritratto somigliante, mi pare che un pittore debba spesso provare quel piacere che avrebbe chi dovesse trascrivere un manoscritto sparso di errori di ortografia senza poterci fare le correzioni necessarie. Manzoni trascriveva manoscritti, per esempio molti del Ripamonti o il processo a Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza che propone nella storia della colonna infame. Trascrivendo il testo avrà trovato incongruenze, dettagli incomprensibili, lapsus di scrittura, improprietà lessicali. Forse l'etica del trascrittore gli avrà impedito di volgere la trascrizione a suo piacimento e forse anche il pittore, dovendosi attenere in qualche modo alle sembianze di chi ritrae, dovrà rinunciare a una sua versione ideale e alla tentazione di correggerne gli errori, come nel caso degli scritti, o le brutture, come nel caso della figura. Si diceva anche che Manzoni non ha mai corretto i disegnatori e che avrebbe fatto suo il proverbio tipografico che recita «Non c'è peggior correttore che l'autore del testo». Ecco quanto scriveva la stessa Teresa Stampa quando, dopo la morte del primo marito nel 1822, commissionò a Francesco Hayez un ritratto di famiglia, suggerendo all'artista una precisa composizione.
Teresa Borri, in abiti vedovili, è al centro seduta. Vicino a lei, quasi in procinto di sollevarlo e poggiarlo sulle sue ginocchia, il figlioletto Stefano, mentre scarabocchia qualcosa su un foglio. Dalle spalle a uno dei due fratelli, Giuseppe Borri, scrittore. In piedi, in secondo piano, la madre, Marianna dei Conti Meda, ritratta con sguardo basso e appoggiata a una colonna tronca. Pare che su quella colonna, su cui si ferma l'ombra della stessa Teresa, Hayez si sia preso la libertà di ricordare con un'iscrizione il conte Stampa. Della famiglia di Teresa mancano l'altro fratello, Giacomo, sacerdote, e il padre Cesare. Sullo sfondo, il giardino e un paesaggio di colline che degradano verso il lago. A opera conclusa, Teresa non è contenta del risultato. Del ritratto di Peppino, il fratello, ne sono poco soddisfatta. Sul mio non faccio parola, si accordano tutti nel dire che è perfettamente dipinto. In quanto a me, dico solo che mi fece un gozzo rispettabilissimo e che io ne ho uno discretamente visibile. Ma quello di Stefanino quanto è interessante, quanto gentile, vago e simile. Non si trova affatto somigliante e chiede a Hayez di rinnovare il quadro, anche togliendo dalla colonna il riferimento al marito defunto. Risponde per le rime Francesco Hayez e scrive: «Un quadro corre rischio d'essere impasticciato quando si vuole rinnovare qualcosa». Non lo rinnova dunque e le restituisce il compenso. La tela rimane per 30 anni presso il pittore, fino a quando egli stesso decide di togliere il riferimento al marito morto e di ampliare il paesaggio sullo sfondo. Crescendo, Stefano Stampa frequenta l'Accademia di Brera ed è allievo di Francesco Hayez. Per i suoi lavori sul Conte di Carmagnola, la Delchi e i Promessi Sposi, a Milano il pittore si conquista l'ammirazione e l'amicizia anche di Alessandro Manzoni. Nel 1841 Teresa Borri riprende la frequentazione con il maestro e gli commissiona il ritratto del marito. Manzoni acconsente, a condizione che anche questa tela resti privata. Si reca nello studio del pittore e in tre sedute il ritratto è abbozzato, dipinto in 10, rifinito in 2. Stefano Stampa racconta così la cronaca di quei giorni. Manzoni non rifiutò mai di lasciarsi ritrarre quando il ritratto era richiesto o destinato a qualcuno dei suoi parenti o amici. Si rifiutava altresì a lasciarselo fare per il pubblico o per gli sconosciuti, mentre non rifiutava lasciarsi ritrattare per gli amici e parenti e esigeva da loro che i suoi ritratti non fossero né riprodotti né pubblicati e né manco esposti al pubblico. Manzoni poi, per mostrare all'Hayez che quel tale rifiuto non proveniva da mancanza di riguardi verso di lui, volle per l'appunto usargli tutti quei riguardi che sono i più preziosi e i più graditi per un pittore. L'Hayez sarebbe stato pronto a recarsi dal Manzoni, ma il Manzoni volle recarsi lui stesso allo studio dell'Hayez e gli concedette tutte quelle sedute che gli erano non solo necessarie ma utili, il quale ne impiegò 3 ad abbozzarlo, circa 10 a dipingerlo accuratamente, nulla facendo col manichino, ma copiando dal vero anche tutti gli accessori, e altre 2 per ritoccarlo. In tutto circa 15 sedute. Ma la bella luce dello studio e questo numero bastante di sedute produssero uno dei migliori ritratti dell'Hayez, alle quali sedute lo accompagnavano e vi erano sempre presenti sua moglie col di lei figlio, alle ultime 2 suo figlio Pietro. Nessuno sfondo e nessun riferimento ai suoi libri, come nel ritratto del 1835.
Teresa Stampa lo vuole da solo, senza la sua famiglia, in atteggiamento sereno, senza neanche la sua biblioteca, in una stanza, senza nessuna allusione al lago del suo romanzo, senza il giardino della villa di Brusuglio, senza lo scenario del suo salotto, della sua camera, del suo contesto cittadino. Lo immagina senza la distrazione di nessuna cosa che non sia lui medesimo, imposa per l'occasione. La tecnica dell'amico artista è fine e senza legnosità. Hayez si permette di introdurre quasi fugacemente solo uno scambio di sguardi per non rischiare di ritoccare la tela, come di sicuro poteva capitargli se a Teresa non fosse piaciuto qualcosa. Nessun naturalismo e nessun tono dimesso, nessun abbandono. Qui Hayez coglie la solitudine e il distacco. Nessuna aggiunta o sottrazione di dettagli o particolari. Il tratto è magistrale. Nei vestiti, nelle pieghe, nel disegno del volto e delle mani. La sedia non si vede. Solo sui braccioli c'è il riflesso della luce che poi si perde sulla parete, senza che faccia ombra. Quella chiarità alle spalle sembra indipendente dalla luce che rischiara lo scrittore. Ha in mano, dicono, la sua famosa tabacchiera. Non emerge chiaramente il disegno della tabacchiera, ma certo Manzoni la tiene come un libro, un piccolo breviario, che dice come anche una tabacchiera può entrare nel racconto. Francesco Domenico Guerrazzi, uno scrittore che diviene lettore del romanzo di Manzoni, associa la tabacchiera del ritratto di Hayez a quel capitolo dei Promessi Sposi dove si accenna a una scatola d'un legno ordinario ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappuccinesca, in cui Fra Cristoforo conserva il pane del perdono e che porge a Lucia e che Lucia prese con rispetto come si farebbe d'una reliquia. Il gesto è documentato dall'iconografia illustrativa del romanzo diffusa in quegli anni. La forma rotonda e il colore nero si avvicinano molto alla forma e al colore della tabacchiera. Questa allusione alla scatola di Fra Cristoforo, l'accennato e malizioso sorriso dello scrittore, lo sguardo in direzione dello spettatore, sono espedienti e trovate del pittore per rendere complesso e caratteristico il ritratto. E la bontà di tale racconto emerge dal modo in cui lo scrittore è pronto ad aprire e chiudere la sua tabacchiera. Ed ecco come ancora Stefano Stampa, testimone oculare di tale gesto, ricorda nel suo libro Alessandro Manzoni e la sua famiglia del 1885 la faccenda della tabacchiera. Credo che fumasse perché gli piacesse. Egli non fumava in un pipino di gesso, come gli si sarebbe troppo spesso rotto fra le dita, ma usava una pipa forte, larga di bocca, di terra cotta rossa, di quella specie che si chiama volgarmente pipa turca. E il singolare si è che per fumare non si serviva come tutti d'un bocchino di ambra, ma vi apponeva semplicemente un pezzetto di cannuccia montana secca, con la quale aspirava largamente il fumo e forse anche la cenere e le particelle del tabacco. Un giorno mi fece dono di una di queste pipe turche e, per soprappiù, di una bella borsa da tabacco di velluto ricamata in oro. Non fu Hayez che volle dipingerlo con la scatola in mano, ma fu la sua seconda moglie ed il suo figliastro che non vollero che fosse ritratto con un libro in mano, né con l'aria ispirata, come se non si fosse saputo che sapeva leggere e scrivere e che era un poeta ispirato, ma con l'aria calma di chi ascolta per poi parlare e che negli accessori si facesse nota una di quelle familiari abitudini che poi appunto, in grazia della loro familiarità, sfuggono o sono dimenticate dalla storia. Posso descrivere il modo singolare col quale egli apriva e chiudeva la sua scatola. E ciò che diede occasione a questo modo
e in che modo s'accorse di possederlo. Il primo che lo osservò fu il suo amico Gaetano Cattaneo, il fondatore del gabinetto numismatico di Brera, il quale un giorno gli domandò sorpreso: «Ma come diamine fai ad aprire e chiudere la tua scatola? Non ho mai veduto nessuno a fare a quel modo». Manzoni allora vi pose mente e qualche volta se ne compiaceva. Ma come lo imparò questo modo? E com'era fatta la sua solita scatola per aver dato occasione a questa singolarità? Le scatole che gli usava erano perfettamente circolari e perciò non potevano essere munite di nessuna cerniera e sarebbero state necessariamente incomode per tutti, perché tutti avrebbero dovuto adoperare ambe le mani per aprirle e chiuderle. E perciò erano tanto passate di moda che più non se ne trovavano, di modo che quando queste scatole si rompevano cadendo malamente a terra, era obbligato di mandare la scatola rossa dal tornitore perché gliene facesse un'altra appositamente, perfettamente uguale. Credo che fossero di legno di fico e tutte di un nero lucido. Il perché poi amasse e si servisse così ostinatamente di queste scatole tonde invece di quelle moderne a cerniera, molto più comode, non lo so precisamente. Ma credo che fosse un affare di vecchia abitudine che gli era antipatico di cambiare. O forse anche per usufruire della singolare abilità acquistata, la quale fu acquistata in questo modo. Quando durante il lavoro sentiva il bisogno del sollievo d'una presa di tabacco, non volendo perdere il tempo a posare la penna per aprire questa scatola con la mano destra, avrebbe dovuto tenerla salda con la mano sinistra, si accostumò inconsapevolmente ad aprirla e chiuderla con la sola mano sinistra e prendeva la presa con la sinistra. E così riprendeva o continuava il lavoro senza bisogno di posare o riprendere la penna. Ed ecco poi come faceva ad aprire la scatola con una sola mano. Con l'annullare e col mignolo teneva salda la parte inferiore della scatola. Col medio e col pollice abbrancava ed innalzava la parte superiore, la quale restava appoggiata all'orlo interno della parte inferiore e tenuta a quel posto dal palmo della mano, che faceva così da leveci della cerniera. Mi provai anch'io a tentare quella manovra, ma non ci riusciva che lentamente, stentatamente, con molta difficoltà. Lui invece s'era abituato a farla con tanta facilità e con tanta naturalezza che si sarebbe potuto credere che la scatola avesse davvero posseduto una cerniera. Mentre il ritratto si fa, Manzoni avvia una conversazione con l'artista e lo sfida a riproporla nell'opera. Hayez raccoglie la sfida e la restituisce nella sua scrittura pittorica, senza tradire l'accordo con la signora Manzoni, sua committente. Il ritratto viene concluso il 26 giugno del 1841, nel 57° anno della vita di Manzoni. Il risultato è eccellente. Forse per questo lo stesso Hayez si farà un ritratto più o meno alla stessa età del Manzoni, autoritratto a 57 anni. Teresa è soddisfatta di quest'opera e della sua riuscita. Scriverà, in occasione del completamento della cornice, il 21 ottobre 1841. «Ieri il ritratto è andato sulla cornice ed è un portento di somiglianza. Tutti, donne e servitori, Pietro, Enrico, Sogni, dicono che Hayez ha stampato la faccia di Alessandro sul quadro. Le, dicono tutti, un portento di arte».
Anche Vittoria Manzoni, rivolgendosi al padre quando vede l'opera di Hayez, esclama entusiasta: M'avessero portato non so che nuova, non avrebbero mai, mai potuto farmi provare una consolazione, una gioia così grande. Io proprio non ho parole della tenerezza che mi aveva sempre fatto quel caro ritratto e del quanto e del come io lo guardavo. Dove si trova quella sublime verità di espressione che è in quel ritratto portentoso di Hayez? Lì ci sei proprio vero e vivo. Giulia Beccaria non fa in tempo ad ammirarlo. Muore nella notte tra il 7 e 8 luglio 1841 nella villa di Brusuglio, quella avuta in eredità dal conte Carlo Imbonati. Qualche anno dopo, la signora Manzoni chiede a Hayez un ritratto di se stessa. L'artista ritrae la moglie di Manzoni questa volta da sola, nella stessa posa, sulla stessa sedia, con gli stessi colori, nello stesso sfondo e con stesse misure della tela del ritratto di Manzoni che dipinse nel 1841. L'oggetto che tiene nella stessa mano sinistra è una bottiglietta di profumo. Francesco Hayez lo completa tra il 1847 e il 1849, in piena era rivoluzionaria. Teresa Borri muore nel 1861. Del ritratto di Manzoni del 41, Francesco Hayez fa una replica quasi identica nel 74, postuma al Manzoni, che era morto nel 1873. Qui è attenuata la luce sullo sfondo, mentre la posa e la figura sono sorprendentemente vicini. Questo secondo ritratto fu destinato da Stefano Stampa all'Accademia di Brera. Oggi il Manzoni di Hayez del 41 è esposto nella Pinacoteca di Brera, accanto al ritratto che fa da pendant dello stesso Hayez di Teresa Borri Manzoni. Il Manzoni del 1874 è esposto invece alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Il buon pittore Carlo Gerosa nel 1876 riprende proprio l'Hayez del 41 su indicazione di Stefano Stampa e ne fa una copia di buona fattura. L'opera è destinata all'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano, di cui Manzoni era stato presidente nel 1859 ed è ancora qui custodito. Il ritratto di Molteni d'Azeglio è esposto nella sala manzoniana della Biblioteca Braidense. Il ritratto del 41 acquisterà molta fama. Altrettanta il ritratto di Molteni d'Azeglio. Entrambi raccontano il Manzoni nel suo tempo e nella sua scrittura. Manzoni prosegue a esercitarsi nel ritratto, usa la penna al posto del pennello e traccia ritratti straordinari dei protagonisti del suo romanzo, con la stessa inquietudine degli artisti. Con lui noi ci proviamo nella lettura e proponiamo il ritratto dell'innominato, lo stesso che Hayez si era provato a restituire con la pittura. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi, indicavano una forza di corpo e di animo che sarebbe stata straordinaria in un giovine. Di costui non possiamo dare né il nome né il cognome né un titolo,
e nemmeno una congettura sopra nulla di tutto ciò. Fare ciò che era vietato dalle leggi o impedito da una forza qualunque, essere arbitro, padrone negli affari altrui, senz'altro interesse che il gusto di comandare, esser temuto da tutti. Appena introdotto l'innominato, Federigo gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte, come a una persona desiderata. La presenza di Federigo era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso. Non incurvato né impigrito punto dagli anni, l'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con la canizie nel pallore, tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginale. Tutte le forme del volto indicavano che in altre età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. E sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio d'una tal visita, tutto animato, «Oh!» disse, «che preziosa visita è questa! E quanto vi devo essere grato d'una sì buona risoluzione, quantunque per me abbia un po' del rimprovero!» Più tardi, un altro grande ritratto sarà pensato per Alessandro Manzoni, questa volta inventato e trascritto in musica da Giuseppe Verdi. Una breve corrispondenza e un unico incontro, organizzato dalla contessa Clara Maffei e da Giuseppina Strepponi. Il 21 maggio 1867, Giuseppe Verdi va a trovare Alessandro Manzoni nella sua casa di via Morone, a Milano. Manzoni ha 82 anni, Verdi 54. Nella lettera del 24 maggio 1867, questo è quanto Verdi scrive su Manzoni e sul suo romanzo, una nota che ha tutto il sapore di uno splendido aforisma. «Egli è che quello è un libro vero, vero quanto la verità». Oh, se gli artisti potessero capire una volta questo vero, non vi sarebbero più musicisti dell'avvenire e del passato, né pittori puristi, realisti, idealisti, né poeti classici e romantici, ma poeti veri, pittori veri, musicisti veri. Quando Manzoni muore nel 1873, Giuseppe Verdi pensa al suo ritratto e scrive la messa da Requiem. Il Requiem fu offerto alla città di Milano nella chiesa di San Marco il 22 maggio 1874. A dirigere fu lo stesso Verdi. Oh,
Il ritratto di Manzoni, Francesco Hayez e gli altri, di Fabiola Giancotti. Letture e voce narrante di Gualtiero Scola. Colonna sonora Cesare Pugni, Esmeralda, Andro Records 1999. Con il contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Banca Popolare di Lodi, DGPA e Company SPA, Milano. Si ringraziano la Fondazione Cariplo, la Fondazione Banca Popolare di Lodi, la società DGPA e Company SPA, Via Crocifisso 27, Milano, la Pinacoteca di Brera, la Biblioteca Nazionale Braidense, l'Accademia di Brera, l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano, la Galleria di Arte Moderna di Milano, Zina Bonfiglio,